una ragazza molto molto riservata. Abbiamo parlato una sola volta, però quella volta è stata molto intensa. Lei si sta prodigando per raggiungere un determinato obiettivo, e arrivando al consumarsi, e questo è l'errore che facciamo spesso. Quando abbiamo un obiettivo non dosiamo il momento dello sforzo, se così lo vogliamo chiamare, col momento del riposo. Antonicelli alla porta, si preparino giuri 1. Questa è Ilaria Antonicelli, questo è Quentin, castrone di 11 anni. Sono loro i primi protagonisti di Campus Masterclass. È una persona un po' difficile a cavallo, devo dire la verità, caratterialmente, nel senso che ti ascolta però è un po' non sicura a volte di quello che tu gli stai dicendo, negli atteggiamenti. Ora, redine esterna e gamba interna, redine esterna e gamba interna, ok. Voglio vedere che va più dritto, avanzi, accorci, spostamento delle anche solo nell'angolo. Faccio un esempio pratico per chi vuole capire. Chiedevo uno spostamento delle anche negli angoli con la redina esterna e gamba interna, lei faceva l'esatto opposto e invece che fermarsi e dirmi cosa doveva fare, aveva un po' quell'atteggiamento che interveniva un po' da sola. Fuori dalla pista, redina esterna. Ok, buono. Devi intervenire, farlo e poi ripetere l'esercizio, ok? Non che allora io cosa faccio? Lo sento perdere e tiro la rete in sinistra, però continuerà a farlo sempre. Noi dobbiamo andare a risolvere il problema in quel momento della richiesta. Poi dopo, parlando invece a terra, è una persona molto più disponibile. Mi piace, è una persona che è piacevole parlarci, puoi dirgli le cose. E a piacere anche di sentire i pro e i contro del proprio cavallo. No, sono stata soddisfatta più che altro per come ha reagito Quentin, perché ha preso iniziativa in delle situazioni un po' più critiche, diciamo, appunto in alcune situazioni in cui era un po' vicina sui salti, e in alcune girate è riuscito a mantenersi in equilibrio, e cosa che in genere ci veniva un po' più complicata, quindi questo vuol dire che in questi giorni di lavoro siamo riusciti a costruire, diciamo, una cosa buona. Ilaria molto bene nella gara, può diventare più precisa tecnicamente, capire un pochino di più le sue situazioni di quando monta. È una ragazza che ha fatto un buon concorso, dei risultati, però appunto deve migliorare questo lato, questo aspetto di riuscire a capire quello che sta facendo quando è sotto pressione.